Grazie, ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Ma ammettiamo che siamo un pochettino preoccupati, perché queste scelte non hanno una logica per il bene del Paese, secondo noi, bensì per il bene delle vostre poltrone. Iniziamo, Presidente, con il capriccio del Ministro Di Maio. Questo trasferimento non è un trasferimento che serve alle imprese italiane, non serve all'export, serve semplicemente per accontentare un ministro che forse non aveva nulla da fare. E quindi ci siamo fatti un po' di domande. Secondo noi questo trasferimento rischia di inficiare le lodevoli linee di indirizzo approvate l'8 marzo 2019. Come integrare dalla Farnesina l'integrazione con i sistemi di filiera? Come creare la Next Generation Step Italia? Come espandere l'offerta dei servizi al sud e fare lotta all'Italian Sounding? Come può la Farnesina coordinarsi con il Digital Tax e la blockchain? Come potenziare le fiere in giro per il mondo? Come farete partire il progetto di riparte l'export, scusate, ottima idea di creazione di 1500 ambasciatori del Made in Italy formati tramite i centri di formazione? Tutte queste domande, colleghi, ci piacerebbe avere delle risposte dal Ministro Di Maio. Diciamolo quindi, colleghi, dopo i danni al Mise si vuole continuare con i danni alla Farnesina. E il problema grosso è che non c'è stata un'associazione di categoria, non c'è stato un imprenditore che ha applaudito e che ha fatto un applauso alla vostra iniziativa. E quindi, Presidente, parliamo di turismo. Parliamo di turismo e sfatiamo subito un problema, oppure una proposta o un'idea che è arrivata da tanti colleghi. Anche a noi sarebbe piaciuto avere il Ministero del Turismo. Anche a noi piacerebbe avere un Ministero che si occupi solo ed esclusivamente di questo importante settore del nostro Paese. Ma ahimè, cari colleghi, esiste una cosa che si chiama titolo quinto della Costituzione. E la Costituzione della Repubblica Italiana ci dice che il turismo è una materia esclusiva delle regioni e di conseguenza sarebbe stata una stupidaggine fare il Ministero del Turismo. Prima facciamo la revisione della Costituzione, se la vogliamo fare, e poi a quel punto facciamo un vero Ministero del Turismo. Quando parliamo di turismo parliamo, colleghi, di 30.000 chilometri di coste, di paesaggi urbani e rurali, di siti UNESCO, di aree termali, montagne e colline, di agroalimentare invidiato, copiato, desiderato e amato in tutto il mondo. Questo, signori, è il nostro Paese. Questo è il turismo del nostro Paese. Questo è il turismo dell'Italia. E in Italia il turismo è una cosa seria. È talmente una cosa seria che quando il sottoscritto è andato in Cina e ha incontrato il ministro del turismo cinese, il mio collega mi ha detto: caro ministro Centinaio, l'Italia e la Cina sono due superpotenze mondiali nel settore del turismo, superpotenze mondiali in questo settore, e di conseguenza questo settore non si merita il trattamento che gli state dando in questo momento. Il settore del turismo è l'orgoglio del nostro Paese. I tour operator, le agenzie di viaggio sono gli ambasciatori del nostro Paese in giro per il mondo e non meritano questa punizione. E la punizione è iniziata. Cambiamo tutto per non cambiare niente. Un vero ritorno al passato, la vostra scelta. E non è cambiato niente perché non è cambiato l'atteggiamento che avete nei confronti del settore. TTG di Rimini. Il ministro del turismo non si è presentato. G20 del turismo in Giappone, il ministro del turismo non si è presentato. Il G20 del turismo è l'evento mondiale più importante di questo settore e noi non ci siamo andati. E noi non ci siamo andati. Un ritorno al passato. Il ministro Franceschini ha ricominciato come aveva lasciato questo settore, lasciandolo a se stesso. Fiera del turismo a Londra, c'erano tutti, c'erano anche gli assessori regionali,
il ministro del turismo non si è presentato. Oggi in aula, né il ministro del turismo né il sottosegretario si sono presentati con la delega al turismo. Nessuno, cara Simona, mi dispiace, nessuno si è presentato in aula. Nessuno si è presentato in aula. Questa è la considerazione che questo governo ha nei confronti del nostro settore, visto che ho considerato che io reputo i miei colleghi del turismo dei colleghi. I manager e i proprietari di strutture, i presidenti delle associazioni sono tutti disperati. Non uno degli attori del turismo ha elogiato la vostra scelta. Non un attore del turismo è uscito dicendo che questa scelta era la scelta migliore per questo paese. Sono stati tutti in silenzio, allargando le braccia e dicendo ci tocca, ancora una volta ci tocca Franceschini. Il progetto era chiaro, condiviso con i colleghi del Movimento 5 Stelle che in questo momento, che anche oggi ci sorprendono. Era un progetto condiviso, non era un progetto imposto. Era un progetto condiviso con i leader del Movimento 5 Stelle, dare a questo Paese un'idea nuova di promozione dell'Italia, dare un'idea diversa. La Cadrega fa male, signori, la Cadrega fa male. Un'idea di un nuovo sistema Italia, una modernizzazione di un nuovo modo di promuovere il nostro Paese e del nostro Made in Italy. Un ministero moderno di valorizzazione e promozione non solo dell'agroalimentare e non solo dei territori, ma di tutto il Made in Italy, di tutto il nostro territorio. Il vostro progetto è incomprensibile, talmente incomprensibile che avete abbandonato e dimenticato i dipendenti e che anche oggi ci hanno ringraziato perché siamo stati gli unici che li hanno tenuti ancora in considerazione. Nel trasferimento li avete lasciati a loro stessi. I poverini che si occupano di turismo in questo paese. Noi non diciamo che il turismo non è legato anche ai beni culturali, non l'abbiamo mai detto. Secondo noi il turismo enogastronomico e quello culturale sono una parte del turismo del nostro paese. Ma mentre da un lato abbiamo un settore, quello culturale, che medita su attività per limitare il flusso di turisti nelle nostre città, dall'altro c'è un settore in crescita, il turismo agroalimentare, con grandi potenzialità e che permette lo sviluppo delle aree rurali e crea un reddito aggiuntivo al settore, persino al G20 dell'agricoltura dell'anno scorso in Argentina e di quest'anno in Giappone è stato detto che il turismo serviva e serve per valorizzare le aree agroalimentari, le aree rurali. Il PD che parla di beni culturali, quindi ricordiamo al PD, ai colleghi del PD, in quegli scorsi 14 mesi, i fondi messi a disposizione per i cammini religiosi, promossi dalla candidata in regione Lucia Borgonzoni, o i 3 milioni di euro per Parma 2020, voluti dal senatore Campari e dalla senatrice Borgonzoni. Lo sappiamo, caro PD, che Parma non è solo prosciutto crudo e parmigiano reggiano. Vogliamo vedere quanti soldi riuscirete a mettere per il vostro amico sindaco di Parma e per promuovere Parma 2020. Noi abbiamo fatto i fatti, voi per ora solo parole. E alcuni colleghi, per giustificare il capriccio, affermano che intanto non è stato fatto nulla. Beata ignoranza, non è stato fatto nulla in quei 14 mesi. Innanzitutto mi piace ricordare il rapporto sul turismo enogastronomico italiano del 2019 a cura della dottoressa Garibaldi. Se volete ve ne facciamo avere una copia, vi facciamo capire che cosa vuol dire turismo il turismo legato all'agroalimentare. Il passaggio formale è arrivato a gennaio 2019 dopo una via crucis nella burocrazia bizantina e fallimentare di questa povera Italia. Ci ha permesso di ottenere risultati importanti che il settore aveva accolto con entusiasmo. Presidente, ho un bel elenco di risultati che abbiamo fatto. Una, due,
3, 4, 6 pagine, 6 pagine di risultati. 6 pagine di risultati fatti da uno che pensavate che aveva scelto il settore del turismo semplicemente per un capriccio. E il tutto solo in 8 mesi, cari colleghi. Solo in 8 mesi. Tutto sbagliato, quindi, la vostra scelta. Le ho già dato un minuto in più, dovrebbe avviarsi a concludere. Ho finito, Presidente. Ho finito perché vogliamo dire la cosa che ci interessa di più. Tutta sbagliata questa scelta? Assolutamente no. Non è tutta sbagliata la scelta del nuovo governo. Una cosa giusta il nuovo governo l'ha fatta, finalmente. Mettere un potenziale sottosegretario che di turismo ci capisce. E questo glielo riconosciamo. Però speriamo che il ministro Franceschini lasci lavorare il sottosegretario al turismo. Speriamo che il buon Dario si faccia da parte finalmente e pensi a fare le sue cose anziché occuparsi del settore del turismo. Se così sarà, colleghi, noi saremo disponibili a collaborare, non per quella maggioranza improvvisata e veramente fuori luogo in questo Paese, ma per questo settore e soprattutto per i colleghi del settore del turismo che in questo momento si stanno mettendo le mani nei capelli per un governo veramente che lascia tanto a desiderare. Grazie. Ringrazio.